Poracci, ma quanto era bello Smash Brawl! Icarus è stato il più rapido di tutti, ma Luigi precisa giustamente che si trattava dell'emissario del subspazio. Fabiano invece c'entra perfettamente in pieno cosa significa essere un fan Nintendo, una lunga, straziante, dolorosissima e infinita attesa, che termina con un bel Falcon Punch. Ouch. Ma comunque, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Luigi, Princess Toadstool got Mario. The pig is on. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi non vendendo sogni ma solide realtà. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo a vedere un aggiornamento a sorpresa da parte di Nintendo dell'NSO, indagheremo i nuovi indizi su un possibile approdo di Call of Duty su Switch e parleremo anche del crossover definitivo, Tekken Ring. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a smetterla di Switch procrastinare e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e venitemi a trovare anche sul sito Viola. Alle 22 sarò in live per continuare dal vivo il TG Poro. Non mancate, trovate tutti i link in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e anche oggi il PlayStation Blog ci offre qualcosa di cui parlare. Non si tratta però di una notizia entusiasmante come quelle dei precedenti giorni. Infatti con la conferma ufficiale dei giochi del Plus di aprile, che sono esattamente quelli che erano stati proposti dal leak di D-Labs, arriva anche una spiacevole notizia. L'11 maggio Persona 5 verrà tolto dal catalogo del PlayStation Plus Collection, quella sorta di regalo di benvenuto a tutti i possessori di una PS5 col Plus attivo. Questo significa che avrete a disposizione un ultimo mese prima di riscattare gratuitamente il gioco. Dopo l'11, chi lo avrà aggiunto alla propria libreria potrà comunque scaricare e giocare liberamente a Persona 5, sempre che il Plus sia attivo. Quindi ricordatevi di non farvelo scappare, è gratis! Chi è in hype per Switch Sports, alzi la mano agitando il Joy-Con, ma mi raccomando, legate il laccetto al polso. A praticamente un mese dall'uscita, Nintendo inizia a fornire maggiori dettagli su Switch Sports e la sua lineup di attività fisiche. Dopo un interessante network test, ecco quindi qualche informazione in più su badminton, pallavolo e calcio in questo nuovo trailer di presentazione. Che dire, sembra di essere tornati nel 2007 e non so se sia un bene o un male. Però ci sono i Mii. Voi poracci cosa ne pensate? Avete già fatto il pre-order dal gruppo delle offerte poracce? Per tutti gli appassionati di survival horror che sono nati e cresciuti a pane, PlayStation 1 e spaventi, consiglio assolutamente la visione di questo video. In una chiacchierata informale di 40 minuti, Shinji Mikami e Keiichiro Toyama, i nomi che hanno dato vita a Resident Evil e Silent Hill, riflettono sulla loro carriera e sugli albori dell'horror videoludico in tre dimensioni. Un tuffo nel passato veramente imperdibile, dove escono fuori chicche niente male, sull'influenza che Biohazard ebbe su Silent Hill, ma anche su cosa significasse all'epoca sviluppare un videogioco. Se lo vedete, fatemi sapere cosa ne pensate. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, e io la settimana scorsa l'ho detto. Per quanto sia imprevedibile Nintendo, è ormai chiaro come stia cercando di tenere alta l'attenzione del pubblico con almeno una notizia o un aggiornamento importante a settimana. Fortunatamente gli ultimi giorni di marzo non ci hanno lasciato con la triste notizia del rinvio di Breath of the Wild 2, perché l'ultimo avvenimento di cui parlare è l'aggiornamento a sorpresa del catalogo del Nintendo Switch Online, anche se le cose non sono proprio andate nel migliore dei modi. Questo perché l'altro ieri le speranze dei giocatori più attenti sono schizzate alle stelle quando un bot che tiene traccia delle sessioni di manutenzione dei server Nintendo ha segnalato che nella notte tra mercoledì e giovedì le app NES e SNES dell'NSO sarebbero state inutilizzabili per un paio d'ore. Questi interventi di manutenzione in passato sono stati accompagnati successivamente da aggiunte all'interno della libreria. È successo così per i due Earthbound, per Banjo-Kazooie e anche per gli ultimi giochi Mega Drive aggiunti qualche settimana fa. Quindi nella speranza che questi due cataloghi venissero rimpolpati, dopo essere stati lasciati nel dimenticatoio per mesi, c'è chi ha iniziato a sperare in grande, ipotizzando l'arrivo di pietre miliari del calibro di Super Mario RPG o Chrono Trigger. In fondo, dopo Earthbound, tutto è possibile. Come
comunque la buona notizia è che sì, abbiamo ricevuto 3 nuovi giochi, la cattiva è che non sono proprio quelli che ci aspettavamo. Per Super Nintendo abbiamo Earthworm Jim 2, mentre per NES Dig Dug 2 e Mappy Land. Per quanto riguarda gli ultimi due, non è che siano titoli da buttare in assoluto, ma va segnalato che sono già stati inseriti nella Namco Museum Archives volume 2, quindi si tratta di un'aggiunta un po' ridondante, esattamente come è accaduto per molti titoli Mega Drive del pacchetto aggiuntivo. Molto interessante invece Earthworm Jim 2, platform completamente fuori di testa sviluppato da Shiny Entertainment, uno studio ormai defunto che mise la sua firma su progetti molto particolari a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Sicuramente un'aggiunta inaspettata, che consiglio assolutamente di recuperare, per quanto magari non si tratti del titolo che in tanti speravano di trovare. Comunque Nintendo, ora più che mai, sembra veramente allo sbaraglio per quanto riguarda l'organizzazione dei suoi servizi in abbonamento e a questo punto è praticamente impossibile cercare di capire quali saranno le sue prossime mosse. Se non altro possiamo aspettarci qualcosa di nuovo anche la prossima settimana, non credete? Vi ricordate che in apertura di settimana abbiamo parlato di un possibile approdo la serie di Call of Duty su Switch? Beh, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma iniziano a muoversi un po' di cose. Vediamo di cosa si tratta. L'account Twitter Call of Duty News ha segnalato che sulla pagina di supporto di Activision, pensata per monitorare lo stato dei server per il gioco online di tutti i suoi prodotti, è stata riscontrata un'anomalia riguardante Black Ops 4. Tra le varie attività dei server figurava infatti anche Nintendo Switch. Dopo poche ore che la segnalazione ha destato l'attenzione di molti, la svista è stata corretta ed è ora impossibile trovare riferimenti alla piattaforma ibrida. Si sarà trattato esclusivamente di un errore? Probabilmente sì, anche perché i rumor parlavano di una remaster di Modern Warfare e Black Ops 4 sembrerebbe un punto d'inizio un po' atipico per cominciare a popolare il catalogo di Nintendo Switch con gli episodi di Call of Duty. La risposta da parte del pubblico è stata comunque molto entusiastica e questo dimostra quanto Activision si stia perdendo in termini di potenziali guadagni ignorando una console come la Switch. Immaginate l'impatto che potrebbe avere un Call of Duty, anche se non tra i più recenti, se arrivasse su Switch con tanto di supporto all'online play? Per me è un'ipotesi che a questo punto non ha senso non considerare e sono sicuro che Activision stia lavorando per far sì che diventi una realtà al più presto. Voi poracci cosa ne pensate? Qual è l'episodio di COD che più vi piacerebbe vedere su console ibrida? E per chiudere una storia completamente random che però mi ha spaccato in due dalle risate. Sì, torniamo a parlare di Elden Ring, ma questa volta non per incensare il gioco del secolo né per discutere dell'importanza della difficoltà all'interno dei videogiochi. No, tratteremo di Elden Ring per parlare di Tekken. Ora vi spiego. Ho sempre trovato affascinante quello che le community di modder riescono a fare con i videogiochi. Ci sono titoli che si prestano nella loro stessa natura a perfezionamenti e riscritture complete del proprio engine, mentre altri diventano la base perfetta per meme di vario tipo. Avete visto che a volte do spazio a quest'ultima tipologia di mod anche in solo risposte sbagliate perché semplicemente mi fanno morire dal ridere. Il lavoro svolto da Ultra Boy rientra proprio in questa seconda categoria. Il modder ha importato in Tekken 7 alcuni dei modelli più iconici che troviamo in Elden Ring, trasformando la produzione From Software in un picchiaduro tridimensionale, o forse trasformando Tekken in un Souls-like. Chissà. Il trailer di presentazione è semplicemente perfetto e mi ha steso vedere i personaggi From Software atteggiarsi secondo i canoni espressivi della produzione Namco, tanto che il director di Tekken 7, Katsuhiro Arada, ha ricondiviso la mod su Twitter con un commento tra il perplesso, il divertito e il leggermente irritato. La parte finale è geniale. È fatta incredibilmente bene, però per favore smettetela. LOL. Volo altissimo. E sfrutto l'occasione per farvi una domanda. Qual è la vostra mod preferita? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno insieme. Noi ci vediamo questa sera alle 22 in live sul sito Viola per continuare dal vivo il TG Poro. Altrimenti l'appuntamento è come al solito a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto... nerdate duro. Io sono il Poro Tekken, Michele Cod, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi vendendo soldi.